quali però, come giustamente già il problema dello smaltimento dei rifiuti è diventato una priorità nell'agenda degli amministratori, preoccupati per le discariche, gli inceneritori e l'abbandono indiscriminato sul territorio di ogni tipo di rifiuto. Oggi il Comune di Pianella ha compiuto un notevole passo in avanti verso un efficace servizio di raccolta dei rifiuti. Presso la sede della provincia di Pescara, l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco D'Ambrosio, ha illustrato il progetto del passaggio al porta a porta, che verrà realizzato a maggio. Intanto sono stati fissati 5 incontri con la popolazione. La campagna di sensibilizzazione partirà stasera per concludersi lunedì 30 marzo. Un modo per responsabilizzare ogni cittadino di Pianella sul corretto conferimento dei rifiuti e migliorare l'aspetto dell'arredo urbano attraverso l'eliminazione dei cassonetti su strada, almeno in gran parte del territorio. È un servizio molto importante. Noi già abbiamo iniziato il porta a porta qualche anno fa nel centro storico. Ha dato dei buoni frutti, siamo arrivati al 20% di raccolta differenziata. Adesso lo andremo ad estendere a quasi il 70% degli abitanti, in tutti e tre i centri urbani, Pianella, Cittadina e Castellana. Si può parlare anche dei costi dell'operazione, se ci sono dei finanziamenti insomma, regionali a questi comuni? Purtroppo dobbiamo dire che finanziamenti regionali ad oggi non ce ne stanno. Noi andiamo avanti con il nostro bilancio comunale, speriamo di mantenere fisse le tariffe. Inizialmente c'è un aumento del costo, perché il porta a porta significa anche aumentare il costo del personale, ci saranno almeno 4 altri operatori da dover essere impiegati, però raggiungendo questi obiettivi che ci siamo dati significa che andremo a smaltire minor pattume in discarica, quindi avremo una riduzione, e poi dall'anno 2010 contiamo di anche avere un ristorno sulla tassa ecologica che oggi viene pagata e quindi penso non dovremo più pagare. L'obiettivo ambizioso dell'amministrazione è superare il 50% di raccolta differenziata entro la fine dell'anno, percentuale che attualmente non supera il 20%. Il servizio riguarderà più di 2.000 famiglie e circa 5.500 abitanti. La raccolta differenziata sarà estesa anche nelle zone rurali. Ancora prima della separazione e del corretto conferimento, il Comune di Pianella chiede ai cittadini uno sforzo per produrre meno rifiuti, incoraggiandoli ad utilizzare prodotti riciclati. È vero che la raccolta differenziata si sta diffondendo, ma se la produzione totale di rifiuti non inizierà a diminuire, il problema diventerà sempre più grave e saranno comunque necessari nuovi inceneritori e nuove discariche.